È giorno di mercato a Keur Baka, in Senegal, ma i prezzi sono così alti che per molte persone la borsa della spesa rimarrà vuota. Al mercato tutto è troppo caro, pesce, riso, anche il pane. Il riso è caro, l'olio è caro, non c'è niente che non sia caro, anche il prezzo del miglio è aumentato. La storia si ripete in tutto il Senegal, paese importatore di cibo e quindi particolarmente esposto all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Il problema è in parte dovuto al fatto che il paese non ha accesso a semi di buona qualità. Nel 2008 l'Unione Europea ha istituito il Food Facility Fund per contrastare gli improvvisi aumenti di prezzo nei paesi in via di sviluppo. Attraverso questo strumento, due anni fa sono stati investiti in Senegal 3,6 milioni di euro. È un progetto il cui scopo è quello di migliorare l'accesso a semi di qualità per i piccoli agricoltori che operano nella filiera delle arachidi e del riso. Il primo compito è stato quello di produrre sementi migliorate di arachidi e di riso, le due colture più importanti del paese. Il passo successivo è stato quello di produrre tali semi in grandi quantità e per farlo l'Unione Europea ha lavorato con il Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Agricolo. L'IFAD ha incoraggiato gli agricoltori ad associarsi in cooperative, istruendoli su come migliorare la produzione, in modo da poter distribuire i semi agli agricoltori in tutto il paese e insegnandogli anche tecniche imprenditoriali e di marketing. Sheikh Ndiaye è un agricoltore che è entrato a far parte di una delle 39 cooperative. Ci hanno fornito fertilizzanti e dato consigli, che poi abbiamo messo in pratica. I formatori hanno lavorato bene, ci hanno dato sementi e ci hanno seguito singolarmente. Prima i miei raccolti non erano buoni, ma adesso, grazie alla cooperativa, le cose sono cambiate. Un cambiamento che per Sheikh ha significato un anno di ottimi affari. Ho comprato un carretto, una stalla e altre cose di cui avevo bisogno. La mia vita è migliorata grazie alla cooperativa. Sheikh e altri piccoli agricoltori come lui rappresentano il 95% degli operatori agricoli senegalesi e, secondo Anona Niang del Ministero dell'Agricoltura, sono coloro che possono portare il Senegal all'autosufficienza alimentare. Una gran parte della popolazione è rimasta esclusa dalla vita economica del paese, ma sono proprio queste persone il vero potenziale di sviluppo. Il Food Facility Fund dell'Unione Europea è stato chiuso recentemente, ma in questi ultimi due anni nel paese sono state prodotte 6.000 tonnellate di semi di arachidi e 1.500 tonnellate di semi di riso, rifornendo così centinaia di migliaia di agricoltori. Sono proprio questi agricoltori che, rimasti fino ad ora al margine dell'economia nazionale, potrebbero essere la chiave per proteggere il paese dal rischio di altri aumenti di prezzi dei prodotti alimentari. Your travail. Your travail. Your travail. Your travail.